Ciao a tutti! Oggi prepareremo il finto pandoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fecola di patate, farina, zucchero, uova con tuorli e albumi separati, burro morbido, brandy, pasta di limone o scorza di limone, vanillina, lievito per dolci vanigliato, sale e aroma di pandoro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere gli albumi. Gli albumi dovranno essere a temperatura ambiente. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimby per 4 minuti a velocità 4. Gli albumi sono ben montati, mettere da parte e rimuovere la farfalla. Senza lavare il boccale e senza farfalla, mettere lo zucchero, i tuorli ed azionare il bimby per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere la farina, la fecola, il brandy, il burro, la pasta di limone, la vanillina, l'aroma di pandoro e il sale ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 5. Aggiungere il lievito ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 5. Trasferire l'impasto nella ciotola con gli albumi. Ed amalgamare bene. Trasferire in uno stampo per pandoro da 750 grammi ben imburrato ed infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 20 minuti. Successivamente alzare la temperatura a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 40 minuti nella parte bassa del forno. Il finto pandoro è cotto, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Spolverizzare con zucchero a velo e servire. Finto pandoro. Grazie e alla prossima ricetta.